Prima di ricominciare il girone di ritorno, è tempo di giocarsi l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro i blucercati della Sampdoria e dell'ex Cassano, che però nella partita di campionato non poté giocare causa squalifica. La partita è bella ed equilibrata. Nel primo tempo Mexès si fa espellere scioccamente dopo soli 18 minuti e nel secondo i padroni di casa vanno avanti con Reto Ziegler. La risposta giallorossa però non si fa attendere e infatti dopo pochi minuti pareggia Vucinic con un destro preciso che si infila all'angolino basso. E considerando la regola dei gol in trasferta, è un risultato molto positivo. Per cominciare il girone di ritorno, la Roma deve sfidare il rosanero del Palermo all'Olimpico, ma prima della partita c'è una piccola sorpresa per Capitan Totti. Prima del fischio d'inizio, infatti, un gruppo di piccoli tifosi omaggia Capitan Totti per il raggiungimento storico dei 200 gol in carriera. Il Palermo però non viene a Roma come vittima sacrificale e per buona parte del primo tempo impegna i giallorossi severamente. La partita si sblocca nella ripresa con un gol di testa di Mancini che sfrutta un veloce angolo dalla destra per battere Fontana. 3 giorni dopo si ritorna in campo per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia e la Roma liquida la Samp col minimo sforzo, grazie a un bel gol di Amantino Mancini che continua il suo ottimo score nella Coppa Nazionale. Dopo questa partita però arriva una bruciante sconfitta in casa del Siena, una sconfitta che complica notevolmente i piani della squadra di Spalletti in chiave primo posto. La partita è disastrosa sotto tutti i punti di vista. I bianconeri rifilano 3 gol ai giallorossi, uno di questi scaturito addirittura da un autogol di Tonetto. Una giornata storta e difficile da mandare giù, soprattutto perché l'Inter continua ad allontanarsi. Passa una settimana e la riscossa arriva subito, con un perentorio 2-0 ai danni della Regina. Nel primo tempo sblocca Panucci con un colpo di testa dalla linea di fondo. Nella ripresa raddoppia Mancini con un siluro di sinistro dalla distanza. Dopo questa vittoria convincente arriva l'ostica trasferta di Torino contro la Juve, una trasferta che testimonierà ancora una volta come la Roma nel 2008 faccia molta fatica a giocare in trasferta. La partita è decisa da un colpo da campione di Alex Del Piero, che all'ultimo minuto del primo tempo colpisce perfettamente una punizione dal limite e la spedisce all'incrocio dei pali. Nel secondo tempo la Roma prova a rimontare il risultato, ma la Juve si difende bene e riesce a portare a casa i 3 punti. Non è certo un momento positivo per gli uomini di Spalletti e la sfida che li aspetta soltanto 3 giorni dopo non è certo delle più facili. All'Olimpico infatti arrivano i Galacticos del Real Madrid per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La partita si fa subito in salita, con un gol di Raul dopo pochi minuti, arrivato anche grazie a un po' di fortuna. La Roma però non ci sta, e già solo nel primo tempo riesce a pareggiare con Pizarro, che dal limite dell'area calcia col destro e con la deviazione di Heinze insacca per l'1-1. Nel secondo tempo la Roma si difende bene e riesce ad arrivare al vantaggio con Mancini, che sfrutta un grande assist di Totti per superare Casillas e insaccare col destro. Un risultato fantastico ed insperato, che tiene accese le speranze per la qualificazione ai quarti. In campionato arriva una vittoria importante in casa con la Fiorentina, grazie ad un gol del terzino brasiliano Sesinho prelevato in estate dal Real Madrid. Il numero 3 devia in modo sporco una palla vagante in aria e batte un incolpevole Frei, realizzando così la sua prima gioia in giallorosso. Dopo questa vittoria arriva la sfida decisiva a San Siro contro l'Inter capolista, che arriva a questa sfida con oltretutto un ben più 9 in campionato. L'incontro è teso e tirato dal primo all'ultimo minuto. I primi ad andare vicino al vantaggio sono i padroni di casa con Crespo, ma verso la fine del primo tempo ci pensa Capitan Totti a fulminare Giulio Cesar col sinistro e a portare in vantaggio i giallorossi. Nel secondo tempo però accadono 2 episodi che cambiano tutto, partita e campionato. Il primo è l'espulsione contestatissima di Mexès, che sfiora appena Crespo e si prende il secondo cartellino giallo dopo pochi minuti. Il secondo è il capolavoro di Zanetti dalla distanza, che permette all'Inter di trovare il pareggio all'89esimo. In un minuto la Roma passa dal possibile meno 6 al meno 9, una beffa davvero clamorosa dopo una grande partita. Passa una settimana e la Roma si riscatta subito con il Parma, con un perentorio 4-0 che non ammette repliche. Nel primo tempo vantaggio giallorosso con Aquilani, che batte Bucchi con un sinistro potente. Nel secondo Falcone batte il proprio portiere e mette ancora in più discesa la partita. Passano pochi minuti e Totti sigla il 3-0 seguito da un'accesa discussione con Aquilani e all'ultimo minuto cala il poker Vucinic tornato al gol dopo tantissime giornate. Dopo questa bella vittoria arriva il momento della verità, il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu. Il 2-1 all'andata è stato un risultato ottimo, ma non dà particolari sicurezze. Servirà la partita perfetta per arrivare ai quarti di finale. E se non è perfetta, davvero poco ci manca. I giallorossi, per l'occasione in maglia nera, sfoderano una prestazione davvero fantastica. Nel primo tempo, Aquilani centra una traversa dai 35 metri e dopo pochi minuti costringe Casillas a una grande parata. Nel secondo, arriva uno stupendo gol di Taddei, che su un cross pennellato di Tonetto svetta più in alto di tutti e spedisce la palla all'incrocio.
Non passa neanche un minuto però e arriva il pareggio di Raul che rimette in gioco tutto, pareggio però viziato da una posizione evidentissima di fuorigioco. Spalletti inserisce Panucci e Vucinic e sarà questa la chiave di svolta della partita, dato che il primo farà l'assist e il secondo colpirà di testa per il 2-1 finale che proietta la Roma ai quarti di finale. Una vittoria storica figlia della grinta e del sacrificio di una grande squadra. Il momento magico continua anche in campionato, con la Roma che liquida il Napoli al San Paolo con due gol di Perrotta e Totti su rigore. Il primo dopo soli 50 secondi, il secondo nella ripresa, che ha praticamente chiuso la partita. Una settimana dopo arriva il Milan di Ancelotti all'Olimpico, e dopo un primo tempo equilibrato arriva il vantaggio degli ospiti con Kakà, che fulmina Doni con un sinistro potentissimo. La partita sembra scorrere a favore dei rossoneri, ma in soli due minuti la Roma ribalta tutto, prima con Julie che batte Kalac con una semi rovesciata, e poi con Vucinic che riceve un passaggio al bacio di De Rossi e col destro segna il 2-1 definitivo. Una grande prova di forza contro una big del campionato italiano. Dopo la vittoria con il Milan arriva il momento del ritorno del derby capitolino contro la Lazio, ma prima della partita Capitan Totti tributa un omaggio al striscione fatto per Gabriele Sandri, il tifoso laziale morto tragicamente soltanto qualche mese prima. Un momento emozionante e commovente e devo dire anche uno dei pochi in cui la tifoseria laziale e romanista si sono uniti per un'unica causa. Il primo gol della partita è ai limiti del ridicolo. Berami raccoglie una palla vagante in aria e si appresta a rilanciare, ma colpisce in piena schiena Taddei e la palla finisce dentro. Al 45esimo però pareggia con Tipandev e nel secondo tempo, per fallo di Juan su Rolando Bianchi, arriva il 2-1 di Tommaso Rocchi. Passano pochi minuti e arriva il pareggio giallorosso con un inserimento perfetto di Perrotta, ma allo scadere è lo stesso Berami a portare in vantaggio i suoi per il definitivo 3-2. Una sconfitta cocente per tanti motivi, sia per aver perso il derby, sia per averlo perso al 91esimo, ma soprattutto perché l'Inter aveva pareggiato col Genoa e sarebbe stata una grande occasione per avvicinarsi in classifica. Il riscatto arriva subito alla domenica dopo, in una partita comunque non facile contro l'Empoli di Giovinco. Il vantaggio arriva nel primo tempo con un bel sinistro di Tonetto, che sigla il suo primo gol in campionato. Nel secondo tempo pareggia il solito Giovinco, ma Panucci, con un colpo di testa perentorio, mette tutti d'accordo sul 2-1. Come però è capitato molto spesso nella storia giallorossa, la partita che sembra più facile e più alla portata si rivela invece una delle più complicate. In questo caso parliamo della trasferta di Cagliari, ultimo in classifica e bisognoso di punti per arrivare alla salvezza. La partita si fa subito in salita per gli ospiti, con un autogol goffo di Ferrari che beffa Doni e porta il Cagliari in vantaggio. La Roma fatica a trovare spazi, il Cagliari si chiude bene e con ordine. Per fortuna però al 45esimo Totti trova il jolly su punizione e pareggi i conti, ma il risultato non cambia nel secondo tempo. Pareggi inutile che non fa bene a nessuna delle due squadre. Passano 4 giorni e all'Olimpico tornano i Red Devils del Manchester United, pescati nei sorteggi per i quarti di finale di Champions League. La Roma è l'unica rimasta in Champions League delle squadre italiane e deve cercare di farsi valere proprio in onore di questo fatto. In questa partita purtroppo il maggiore valore tecnico degli inglesi fa la differenza fin da subito. I giallorossi provano a creare qualcosa, ma il Manchester è chiuso ed attento e nel primo tempo va in vantaggio con un gran gol di Wayne Rooney. Nel secondo tempo raddoppia Cristiano Ronaldo di testa e mette al sicuro la qualificazione, purtroppo ai nostri danni. Il morale in casa giallorossa non è dei migliori, ma il campionato non ammette sospensioni. Infatti la Roma pochi giorni dopo deve subito impegnarsi in campionato per rimanere dietro alla capolista Inter e per fare ciò deve battere all'Olimpico l'ostico Genoa. Nel primo tempo la Roma è assoluta padrona del campo e va a riposo sopra di 2 gol, grazie ad un destro ravvicinato di Taddei e un capolavoro di Vucinic che dai 25 metri colpisce a pallonetto e beffa Rubinho. Nella ripresa però, in soli 5 minuti, il Genoa passa dallo 0-2 al 2-2, stravolgendo completamente la partita. A 5 minuti dalla fine, Borriello colpisce un avversario in aria e causa il rigore per la Roma, che De Rossi calcia in porta con potenza e precisione. L'esultanza rabbiosa e determinata di Capitan Futuro testimonia in pieno la volontà della Roma di non mollare e che nonostante le difficoltà avremmo lottato fino alla fine. Un rigore che cambia la partita, si può definire così lo scontro tra Roma e Genoa. Questa frase è andata a un passo dal verificarsi anche al ritorno dei quarti di finale di Champions League, ma purtroppo così non è stato. La Roma inizia bene all'Old Trafford, con tanti fraseggi e tante belle azioni. Verso la mezz'ora viene fischiato il rigore per la Roma e sul dischetto va sempre Daniele De Rossi. La palla che col Genoa si infilò all'incrocio però, questa volta va sopra la traversa e il risultato di conseguenza non si muove. Nel secondo tempo ci pensa Tevez a battere Doni e a chiudere definitivamente il discorso qualificazione, ma la Roma ha dimostrato di essere una compagine davvero ostica e combattiva.
e questi giallorossi lo testimonieranno anche nella partita dopo, nel difficile campo di Udine. Nel primo tempo Totti rischia un rosso sciocco per Trevaffa in faccia a Rizzoli, nel secondo Di Natale porta in vantaggio i suoi e complica i piani agli ospiti. Nonostante ciò, la Roma tira fuori gli attributi e in mezz'ora ribalta completamente il risultato. Segna l'1-1 Vucinic su assist di Pizarro, raddoppia Taddei con un gran sinistro sotto la traversa e triplica Giulì con un sinistro dal limite. La Champions League è finita, ma gli impegni settimanali no. Infatti è arrivato il momento delle semifinali d'andata di Coppa Italia e all'Olimpico arriva il Catania di Marino. La partita non è delle più entusiasmanti e per sbloccarla ci pensa il solito capitan Totti, che in una fucilata dai 25 metri impallina il portiere e consente alla Roma di vincere il primo round delle semifinali, oltretutto senza subire gol. Dopo questa vittoria però arriva la partita che cambia completamente la stagione della Roma in senso negativo, una partita sofferta e diciamo la più triste di tutta la stagione giallorossa. Il Livorno, ultimo in classifica, arriva a far visita alla Roma, che riesce ad andare in vantaggio con un bel colpo di testa di Mirko Vucinic. Nel secondo tempo però si infortuna Totti e quasi allo scadere pareggia Diamanti con una punizione incredibile all'incrocio, un pareggio che purtroppo alla fine dei risultati sarà determinante. Quasi come a voler sfogare la rabbia per questo pareggio, la Roma strapazza il Torino la giornata dopo con ben 4 gol solo nel primo tempo. Segna inizialmente Pizarro su rigore, raddoppia Vucinic col destro e una doppietta di Mancini chiude la partita. L'Inter rimane così a più 6. La giornata dopo la Roma è di scena a Marassi e dopo un primo tempo sofferto e chiuso sulla difensiva, nel secondo esce tutto il cinismo della squadra giallorossa. Segnano Panucci di testa, Pizarro dopo una grande azione personale e chiude il tutto un bel sinistro di Sisigno. La contemporanea sconfitta dell'Inter nel derby fa ancora sperare, almeno a livello matematico. Dopo la vittoria di Marassi è arrivato il momento di giocarsi il ritorno delle semifinali di Coppa Italia in casa del Catania, forte dell'1-0 ottenuto all'andata. La partita non è spettacolare, tutt'altro, ma ciononostante arrivano due gol, uno per parte. I primi ad andare in vantaggio sono gli ospiti, con un rigore preciso di Alberto Aquilani. Poi il Catania riesce a pareggiare ma non basta, dato che per passare avrebbe dovuto fare almeno altri due gol. La finale è quindi giallorossa, contro i soliti rivali dell'Inter. Dopo la finale di Coppa Italia conquistata, la domenica stessa arriva l'Atalanta all'Olimpico per la penultima giornata di campionato. Molti tifosi già pensano che questa partita sia una passerella, dato che l'Inter è a più 3 e deve soltanto battere il Siena per conquistare matematicamente il titolo. La Roma archivia la pratica in poco tempo, grazie a un bel colpo di testa di Panucci e una splendida punizione di De Rossi che si infila all'incrocio. Nei minuti finali l'Atalanta riesce ad accorciare, ma l'attenzione di tutti è allo stadio San Siro, dove l'Inter non riesce a vincere col Siena nonostante il rigore regalato poi fallito da Materazzi. La Roma vola quindi a meno 1 e, quasi insperabilmente, arriva all'ultima giornata con 2 possibilità di vincere su 3. L'attesa per l'ultima partita è comprensibilmente tesa ed ansiosa, soprattutto per la Roma, dato che soltanto 3 giornate prima sembrava che era tutto finito, mentre invece adesso la Roma può benissimo vincere lo scudetto. L'Inter va di scena a Parma, la Roma a Catania, 2 trasferte per nulla semplici e ostiche per entrambe le squadre. Dopo pochi minuti ci pensa Vucinic con un gol alla Maradona a portare in vantaggio i suoi, dopo aver saltato praticamente tutta la difesa di casa. A fine primo tempo la Roma è virtualmente campione d'Italia, ma purtroppo non ha fatto i conti con Zlatan Ibrahimovic, che entra nel secondo tempo, segna 2 gol in pochi minuti e di fatto consegna il 16° scudetto all'Inter. La notizia arriva anche a Catania e la Roma, visibilmente demoralizzata, lascia il campo al Catania che trova il pareggio con Martinez e la conseguente salvezza. La classifica finale quindi recita Inter 85, Roma 82. Purtroppo la beffa è arrivata soltanto nel secondo tempo dell'ultima giornata del campionato e questo diciamo ha demoralizzato tutto l'ambiente giallorosso. C'è subito però un'occasione per riscattarsi, la finale di Coppa Italia proprio contro i nerazzurri che si gioca all'Olimpico in finale unica. L'Inter inizia subito forte ma la Roma si difende bene e grazie a un capolavoro di Mexès va in vantaggio. Il difensore francese raccoglie un cross tra la terra di Pizarro e con un destro potentissimo infila la palla all'incrocio dei pali. Nel secondo tempo raddoppia Perrotta dopo una bellissima azione di squadra e quando sembra tutto finito arriva un lampo improvviso di Pelé a rimettere tutto in gioco. La Roma quindi si difende in 11 per tenere il risultato e ci riesce, conquistando la sua 9ª Coppa Italia e la 2ª di fila dopo quella del 2007. Una vittoria bella, emozionante e che per certi versi profuma anche di vendetta. La stagione 2007-2008 si conclude quindi così, con la vittoria della Coppa Italia ai danni dell'Inter ed un secondo posto ottenuto a soli 2 punti dalla prima posizione. È stata senza dubbio una stagione spettacolare, di una squadra che aveva incarnato perfettamente il gioco spallettiano e che giocava proprio come voleva lui. Una squadra spettacolare, abile a centrocampo, forte in attacco e sicura in difesa, che
che purtroppo in questa stagione ha peccato di errori grossolani, come per esempio le due sfide con il Livorno, sia in casa che fuori, che hanno portato soltanto 2 punti. Poi è anche vero che ci sono state delle decisioni arbitrali a favore dell'Inter che non sono piaciute e che hanno, diciamo, contestato questa vittoria dello scudetto nerazzurro, però come ho detto nella recensione di Roma-Real Madrid voglio concentrarmi principalmente sulla squadra giallorossa, sulla AS Roma che ha fatto una stagione veramente strepitosa. Sono arrivate vittorie bellissime come in casa con Real Madrid e al Santiago Bernabeu, è arrivata la vittoria di una Supercoppa italiana e appunto di una Coppa Italia, quindi è stata una stagione non solo bella ed avvincente ma anche ricca di trofei e di belle soddisfazioni. È mancato soltanto quel pelino per raggiungere la perfezione, ma questa è stata una stagione veramente da ricordare ed è la stagione che mi ha, diciamo, consacrato come tifoso giallorosso. Quindi Roma Marcord per la stagione 2007-2008 è finito, vi invito a farmi sapere nei commenti se vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto e se c'è qualcosa che potrei migliorare per i prossimi video. Prima di salutarvi voglio dirvi 2 piccole cose. La prima è che potete ancora partecipare al concorso Instagram Roma Marcord. Per sapere quello che dovete fare c'è il video nella playlist oppure lo lascio in descrizione sotto questo video. La seconda cosa che vi dico è che il prossimo video su Roma Marcord non sarà sulla stagione 2008-2009 ma sarà su un giocatore che ha fatto, diciamo, la storia della Roma in questi ultimi anni. Non vi aggiungo altro, semmai vi dirò qualcosina di qui in avanti tra qualche giorno sulla mia pagina Facebook. Questo è davvero tutto per questo video e ci vediamo alla prossima. Un saluto dal vostro Gladiatore Giallorosso 94. Ciao ragazzi!